Non è passato neanche un giorno da quando abbiamo iniziato l'invasione della valle. Mi aspettavo di trovare dei nemici e non sono stato deluso. Non c'è gloria senza battaglia. Non c'è scopo senza dolore. Dure lezioni che ho imparato da giovane. Il popolo della valle crede di averci sconfitti, ma più combattono, più aumenta la mia determinazione. Se non stessero proteggendo qualcosa, non si immolerebbero in questo modo. Non resisterebbero alle torture con tale determinazione. Sono fedeli e li rispetto per questo, ma stanno dal lato sbagliato della barricata. Non manca molto. La sorgente divina è vicina. Un mondo migliore è vicino. Ana ha lasciato cadere la maschera. Finalmente io e lei siamo di nuovo uniti. Gli ultimi anni senza di lei sono stati difficili. Quando sono debole, la sua voce mi dà la forza. Quando lei perde speranza, io gliela riaccendo. Devo ammettere però che sono preoccupato per lei. La sua salute vacilla, è vero, ma la cosa che mi preoccupa di più è la sua mancanza di determinazione. Temo che una parte di lei sia andata perduta a causa degli anni che ha trascorso con i Croft. Deve aver finto così bene le sue emozioni per Lord Croft che alla fine sono diventate reali. E ora temo che si siano riversate su Lara. A mano che penetriamo nella valle, sono sempre più convinto che questo è il lavoro che devo compiere. Sento il fervore scorrere nelle stigmate. Mi ricordano continuamente il mio fine più alto e l'onore di raggiungerlo. Ero un bambino, innocente rispetto ai mali del mondo. Poi una notte mi svegliai urlando per il dolore. Il sangue mi gocciolava dai palmi delle mani. Quando lo vidi, rimasi terrorizzato. Era un segno, c'era uno scopo. Non posso più sottrarmi a questa missione, proprio come non posso sottrarmi alle mie mani. Ho peccato nel nome di Dio. Molto sangue è stato versato in questa valle. E anche ora, mentre parlo, il sangue continua a scorrere. Perdonami. Che l'opera divina richieda dei sacrifici non significa che io sia puro. Perdonami, perché da quando ho ricevuto le stigmate da giovane, ho peccato in tuo nome. Perdona coloro che ho ucciso con le mie mani e coloro che sono stati uccisi nel mio nome. Non sapevano cosa stavano facendo. Perdonami. Perdonami perché il mio lavoro non è ancora finito. E molto altro sangue dovrà essere versato. La Croft continua ad agire contro di noi. Qualcuno l'ha fomentata. Lord Croft era troppo privo di senso pratico per avere la giusta determinazione. Era un vigliacco. Sua figlia invece è diversa. Oggi stavo quasi per dare l'ordine che solo io avrei potuto uccidere la Croft. Temo che stia iniziando ad annebbiare la mia mente. Devo ricordarmi che l'obiettivo non è uccidere un altro Croft. L'obiettivo è la sorgente divina. Un nuovo mondo sta per iniziare. La sorgente divina è stata individuata. La Croft è ancora viva, ma è stata neutralizzata. Ana diventa sempre più debole. La sua voce, la voce che mi ha seguito per tutta la vita, sta iniziando ad affievolirsi. Le ho chiesto se si ricorda quella notte. La prima notte in cui Dio scolpì il destino nelle mie mani. La notte in cui mi scelse. Mi ha detto che se la ricorda. Poi ha sorriso e mi ha detto che ci saranno ancora altre notti come quella, quando tutto questo sarà finito. Devo rimanere forte per lei. Nella città vecchia troveremo la sorgente divina. Salverò mia sorella e insieme salveremo il mondo da se stesso.